vicenda fosse stata finalmente risolta una volta per tutte. Muovetevi subito in fretta. Sono stato chiaro, King? Sono stato chiaro? Sì, no, non mi sembra chiarissimo. Che tu abbia capito. Credi ancora negli spiriti della Terra Sacra, non è così? No, governatore, non negli spiriti. Beh, allora se non credi negli spiriti, crederai nei fantasmi. Pensavo che il caso della zona 14 fosse chiuso. Sarà meglio che cominci a cercarti un nuovo lavoro. Sì, governatore, forse è il caso. Non voglio che accada di nuovo, non nella zona 14 o Terra Sacra, si dice così? Esatto, governatore, Terra Sacra. Mi raccomando, non una parola con nessuno di questa storia, altrimenti sono rovinato, e anche tu, King. Sì, governatore, ma... Nessun ma! Non voglio sentire altre scuse su questa sporca faccenda. Muoviti subito, è urgente. Sì, signore, è urgente. Arriverò in aereo domani. Capisco la sua preoccupazione, ma mi serve l'elicottero. No, King, l'elicottero serve a me, punto e basta. Comunque, quanti sono? A quanto pare, 8. Saremo lì prima di sera. 8? E sono già nella zona? Ma come si fa a decidere di andare laggiù? Non posso crederci. Hai detto che sono entrate 8 persone in quella zona? 8, signore. Una squadra di 8 persone. Già. Ma 8 cosa? 8 uomini, 8 donne o cosa? Ci sono 2 ragazze. 2 ragazze? Prendi la vecchia strada dal fiume. Ma il ponte è stato fatto saltare. Non me ne frega niente! L'elicottero resta a me. Troverai un modo per arrivare laggiù. L'ultima volta siamo arrivati tardi. Quello fu un problema tuo. Se accade di nuovo stanotte, questa volta non mi assumerò la responsabilità, signore. Non puoi esporre i tuoi uomini in quel modo. È troppo rischioso. Oh, senti chi parla. Perché non cambi il tuo soprannome in culo americano? E fatelo tingere di rosso e di blu. Forse gliel'abbiamo già fatto a stelle strisce. Ehi, questo scalpo è per Kiddy. Mai temere, mai gridare, tieni l'onore, sempre alto, power, comando! Sei troppo sicuro di te, Loverboy, ma non è il tuo tipo. Kiddy, che cosa vorresti dire? È una ragazza dei quartieri alti, non fa per te. Thank you.
Avevo ragione, è una ferita superficiale. L'osso sembra a posto. Sei fortunata, ragazza. Oh, ma che belle mutandine. Dei Loverboy? Non credevo che Jeremy fosse un romantico. Bene, ragazzi. Ora passiamo al piano Bravo. Muovere i culi. Si fa buio. Pensavo che saremmo tornati al campo. Voglio sapere se sta bene. Starà benissimo. Andiamo, Loverboy. Avete solo 12 minuti e ora muoviti. Ehi, amico, questa è terra sacra. Ho visto un segnale. Non ti ci mettere anche tu. Ma sì, su quell'albero laggiù. Gli spiriti hanno... Mok! Spaventi i ragazzi. Cosa c'è nella terra sacra? Cadaveri! È un antico cimitero indiano, ho visto i segnali. Ah, sono stronzate. E come spieghi la ragazza? È la vendetta degli spiriti, lo so, lo sento. Che c'entra Kitty? È stato solo un incidente. Di che vendetta parli? Mok. Ragazzi, voi fate parte di una squadra e vi state allenando per il campionato nazionale, non per una gara di magia. Allora avete esattamente 11 minuti e 10 secondi. Muovetevi! Forza! E ricordate che non è solo un gioco. Ehi, amico, non sto scherzando. Nemmeno io. La partita è finita. Preparo il caffè. È finita anche per te, ragazza. Ma sei ancora molto sexy. Dimmi com'è andata. Beh, te l'ho già detto. Ero stesa a terra e... ed è successo. Io non ho visto niente. Non c'era nessuno in giro. Come se una lama fosse spuntata da terra. Lo so che sembra assurdo. Forse era un orso. Non poteva essere un orso, te l'ho detto, non ho visto nulla. E neanche Jeremy. Ah, capisco. Tu e Jeremy ve la stavate spassando, eh? Sì, avanti, raccontaci. Perché ti chiamano Tattoo? È stato durante la guerra. In una di quelle notti brave. Ero stanchissimo e mi sono addormentato. E il caro Geronimo ha portato qui l'uomo dei tatuaggi. Ah, sì? E dove ce l'hai? Su, faglielo vedere.
Su, avanti, quante storie, faglielo vedere. Quando ti stancherai di guardarmi il culo? Bacia il mio culo. E per guardarsela deve usare uno specchio. E non lo capisce neanche perché lo legge al contrario. È davvero spiritoso, Mok. Davvero spiritoso. Dov'è finito Andy? L'hai spaventato a morte. Sarà tornato di corsa al campo. Qualcosa non va. Quanti ne hai sentiti? Uno lungo e due corti. Cosa succede? È il segnale. Qualcuno si è perso. Ma che cazzo ti prende? Cos'è successo? Andy è morto. Eh? Come sarebbe morto? Morto. Fammi vedere. No, non te lo consiglio. Te l'avevo detto di non tornare qui. Ti avevo avvertito. Che intendi? Ascoltate, questa è la terra sacra. Adesso moriremo tutti proprio come... Mok! Dammi la radio e chiudi la bocca. Tu sei già stato qui. Sì, ma questi non sono affari tuoi. E ora stai zitto anche tu. Sono stato chiaro? Fa freddo. Sì, ma stai zitta, voglio sentire il corno. Potrebbero essere nei guai. Papà Charlie 1 a papà Charlie 2. Mayday. Messaggio numero 1. Ripeto, messaggio numero 1. Mayday. Siamo in difficoltà. La ricezione è pessima. Ma è Mok, ne sono sicuro. Come mai non l'hai tatuato a usare la radio? Non lo so. E che fai? Non gli rispondi. E come faccio? Una ricevente. Per giunta scadente, non trovi? Ora capisco perché avete perso in Vietnam. Ehi, datti una calmata. Questo affare costa un occhio della testa. Papà Charlie 1 a papà Charlie 2. Mayday, mayday. Questo è il messaggio, ripeto. Messaggio numero 2. Comando 1 in difficoltà. Ripeto, siamo in difficoltà. Andy, comando 1, rispondete. Siamo in difficoltà. Ripeto, siamo in difficoltà. C'è un morto. C'è un morto. Da. Hai sentito cosa ha detto? Sarà Mok che fa lo stronzo. Andiamo, sarà uno scherzo. Non siamo in guerra. Ma non userebbero la radio. Qualcuno è morto, è questo che ha detto. L'ho sentito. Jeremy. No. Andiamo, state calme. Aspettiamo il prossimo messaggio.
Mandiamo il testo. Andiamo via di qui. Mayday. Mayday. Papà Charlie 1 a papà Charlie 2. Mayday. Mayday. Siamo in difficoltà. Ripeto. Siamo in difficoltà. Mayday. Mayday. Andy è morto. Forza, andiamo. Mock, muoviamoci. Davvero, mi sento molto meglio. Flake può rimanere con me e tu vai a cercare aiuto. Ce la farà, vedrai. Anche un bambino è capace di guidare quel furgone. Cristo santo, non è per il furgone, ma guardala. Se la fa sotto dalla paura. Non è vero! E se si perdesse? È circa un'ora di cammino al buio per arrivare al furgone. Tu sei il capo qui e tu andrai a cercare aiuto. Dimmi, quante operazioni hai comandato? Hai indovinato, io sono il capo e manderò lei, argomento chiuso. Più tempo perdiamo e più c'è la probabilità che il tuo Loverboy sia morto. Però potrebbe non essere lui. Già, forse è tua zia Marta. Vieni qui. Fallo per il mio bene. Vai a prendere Jeremy. Ma che razza di comando è questo? Non posso credere che tu sia ancora qui. Muovi quelle chiappe! Lo sai, Kitty. Forse me la faccio sotto dalla paura. Ma me la caverò. Andrà tutto bene. È talmente una brava ragazza. So già che mi mancherà. Eccolo, è lì, laggiù. È laggiù, lo vedo, lo vedo. Lo vedo, lo vedo, è lì. È lì. Eccolo lì! Non fare così. Stai calmo. Gino. Ha visto qualcosa. E tu l'hai vista? Ok, ragazzo, ok. Sei un po' spaventato. Ma io l'ho visto! Non è una stronzata! Forse. Ma ora sta zitto. E tieni le orecchie aperte. È la terra sacra! Gli spiriti ci seguono! Smettila! Sono stronzate!
Loro ci hanno visti mentre violavamo il cimitero. D'accordo. Voi prendete Andy. Io andrò in testa. Mok ci coprirà. E ora muoviamoci. Muoviamoci? Non mi muovo finché non so da che cazzo stiamo scappando. Jeremy, preferisci restare qui? È troppo tardi, amico. Dammi retta, gli spiriti. Mok! Ancora un'altra parola e ti faccio tacere per sempre. Tanto morirò lo stesso. Oh Cristo, Mok, dobbiamo andare. Non possiamo lasciare Sarge da solo. E tu sai il perché. Che cosa intendeva dire? Vedi, Sarge è ancora sotto terapia. Sai, Vietnam. Per un po' dovrebbe reggere. Comoda? Mi chiedo se sia stata quella stessa cosa ad uccidere uno dei ragazzi. Speriamo che Jeremy stia bene. Ormai dovrebbero già essere qui. Rilassati. A tu è una roccia. Una volta rimasi dietro la linea nemica per 2 settimane. E ne è uscito sano e salvo. E indovina con cosa? Una coppia di musi gialli. Bambini. Baciavano la terra su cui lui camminava. Rimasero con noi per ben 3 settimane, finché non ripartimmo. Li aveva adottati? No, dei comunisti. Sei caldissima qui. Toglimi la mano di dosso. Che pelle morbida. Mi fai schifo. Uno dei nostri è morto. Beh, io non sono morto. Piantala con questa stronzata della terra sacra. Qualcuno sta giocando con noi.
qualcuno fuori di testa. E sei tu. Tu hai eliminato Andy. E ora lui. Gino morirà se non facciamo subito qualcosa. Non possiamo fare nulla. È troppo tardi e Dio solo sa cosa c'è nel suo sangue. Ma Mohawk lo sa. Lui lo sa. Andiamo, Gino. Resisti, resisti. Se muore, ragazzo, morirai anche tu. Il corno. È Sarge. Ancora una mossa, Mohawk, e ti spello vivo. E ora dammi la radio. Dammi la radio, Mohawk. Dammela. Ho detto dammela! È morto. Gino è morto. Mayday, Mayday. Papà Charlie 1 a papà Charlie 2. Abbiamo perso un altro uomo. Piano Tango, ripeto. Piano Tango. Qualcosa con noi. Piano Tango, ripeto. 16 nascosto. Trina, ripeto. Ripeto. Abbiamo un altro uomo morto. A 3 chilometri a nord del campo. Meglio che preghi. Sedici. Nascosto. Trina. La latrina! Dove stai andando? Cosa voleva dire 16? Un M16! Sì! Questa è musica per le mie orecchie! Thank you.
lega lo stretto. Senti, perché non li lasciamo qui? Dopotutto sono morti, non fa alcuna differenza. Jeremy, ti prego. Lo so, ma Kitty. Sarge. Mocha ha detto che è ancora in terapia. Jeremy, questi due ragazzi torneranno al campo. Perché? Perché noi non abbandoniamo i nostri, d'accordo? Di a un uomo che il suo corpo marcirà nella foresta e hai già perso la guerra. Piantala! No, non sprangare la porta. Come faranno quando torneranno? Non torneranno, è meglio che ti rassegni. Che ognuno pensi a sé, è quello che ha detto Tattoo. Piano tango, ritirata. È quello che ha detto, ritirata. E se prendesse fuoco, se dessero fuoco alla baracca, saremmo intrappolati come topi. Molto meglio di quello che ci aspetta là fuori. Sarge, che cosa c'è là fuori? Tu lo sai, vero? Certo che lo so. Fuori? Fuori c'è la terra sacra. Non conosco tutta la storia, ma pare che 15 o 20 anni fa ritrovarono un gruppo di Boy Scout proprio qui, in questo campo. Senza occhi. Tutti senza occhi. Dicono che questo posto sia stregato. Ma io ho una piccola sorpresa in serbo per chiunque venga a farci una visita. Credi che Jeremy sia morto? Così ti fai solo del male. Sacra e violata! Violata! Oh! Uccidi! Uccidi, neonati! Nascondi morti! Oh, dove sei, terra sacra? Dove sei? Terra sacra. Oh, grande spirito oscuro. Conducimi. Oh, profezia. Signore. La terra sacra è violata. Signore. È cieco. Oh, sì. Sì, sono cieco. Ma posso lo stesso vederti. Che cosa ci fa qui da solo? È tardi. E è buio. Giorno e notte non fa differenza. Stavo aspettando te. Aspettava me.
siete. Tu provieni dalla terra sacra, non è vero? Io non lo so. Vengo dal campo. Stai cercando aiuto. E come lo sa? Tutte le persone che tornano dalla terra sacra vanno sempre in cerca di aiuto. Verrò con te. Vieni con me. Ti salverò. Da cosa? Dalla terra sacra. Hai forse paura di un povero vecchio cieco come me? No. No, 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 lasci che l'aiuti. Non mi serve il tuo aiuto! Tu hai bisogno del mio. Jeremy, fermati alla prossima radura. Ok. Cosa c'è? Non lo so, ho una strana sensazione. Di cosa? Non lo so. C'è qualcosa davanti a noi. Potrebbe aver ragione. Stiamo giù. Forse gli spiriti non vogliono farci tornare al campo. Questo è Sarge. Guardate. Guardate lì. C'è un cavo teso tra due alberi. Indietro. Andiamocene. Addestrati dai Marines. Forse hai ragione. Ok, proseguiamo. Ah.
Ehi, dov'è il ragazzo? No! Jeremy, che diavolo c'è? L'ho visto. L'ho visto. Cosa hai visto? Lo spirito è enorme. Andiamo via di qui, presto. Hai sentito parlare di giochi di guerra? Noi ci stiamo allenando per il torneo nazionale. Io ero Boy Scout. Ah, sì! Anch'io ero una scout. Vendevo sempre biscotti. Quanti ne sono già morti? Non capisco. E i tuoi amici? Solo uno. Poi c'è Kiddy. È ferita, ma... Moriranno tutti. Perché dice questo? La terra sacra. Anch'io andai a chiedere aiuto. Ma quando tornai indietro, erano tutti morti. Ma chi? I Boy Scout. Lo sceriffo è dalla loro parte. Ti sta aspettando. Di sparare! Stammi a sentire, Cenerentola. C'è una cosa che ho imparato in guerra. Non fare mai quello che si aspettano che tu faccia. Hai afferrato il concetto? Gli darò le caramelle se hanno deciso che questa è la notte di Halloween. Ma forse vuoi che mi occupi d'altro. Ma come osi? Non posso crederci. È l'ora di controllare la merce. Potrei anche morire. Meglio farlo subito. Stai lontano da me o ti ammazzo! Dicono tutte così. Jeremy! Jeremy! Mi hanno preso.
Mi hanno preso. Mi hanno preso. Jeremy. Fottuta paura. Colpa tua, tu e le tue stronzate da superstizioso. Ha visto gli spiriti, eh? Sei riuscito a spaventarlo. Il cimitero indiano. La terra sacra. I fantasmi del mio cazzo. Oddio. È ferito alla caviglia. Ma come? Era l'ultimo della colonna. Non potrà camminare in queste condizioni. Ma Cristo. Passeremo la notte qui. Accendiamo un fuoco. No. No, ne accenderemo quattro. Attorno all'accampamento. E metteremo il ragazzo al centro. Come esca. Furgone, ferma! Aspetterò. Aspetterà? Ma che cosa? Te, figliuola. Lo sceriffo ha parcheggiato proprio dietro questa collina. Vai! È uno dei loro. Ehi, figliuola! Se ti chiede, digli che hai incontrato un vecchio pazzo. Che parlava di morte e profezie. Va bene. È arrivata l'alba. A quanto pare ce l'abbiamo fatta.
Sì. Credo che ce l'abbiamo quasi fatta. Ehi, l'overboy è morto, rassegnati. Capisco come ti senti. Mi sono sentito come te notte dopo notte. È come cadere in un baratro. Tu sei solo una ragazza che si diverte a giocare. Anch'io ero un ragazzo. Ed era solo un gioco. Un enorme fottuto gioco. Fino alla prima notte. E poi la seguente. E quella dopo ancora. Ce la faremo. Accidenti a quel vecchio pazzo! Lo sceriffo! Sì, sono io. Visto? Sono la legge. Cosa posso fare per te? Ecco, io vengo dal campo in montagna. Ah, dalla terra sacra. Sì, ci serve il suo aiuto. Uno dei nostri è ferito, è una ragazza. E un altro è morto. Non c'è un cazzo da fare. Che cosa? Ho detto che non c'è niente da fare. Nessuno sarà di mente andrebbe lassù. E inoltre, non è la mia contea. Ehi. Hai visto nessuno per strada? Sì, certo. Un vecchio cieco. Una specie di predicatore, credo. Continuava a parlare di profezie e morte. Un tipo davvero strano. Un cieco, eh? Bene. E non solo. Ah, sì? Un uomo. Un cowboy. In un 4x4 vicino al fiume. Un cowboy. Flexi. Così è anche lui laggiù. Bene. Allora? Non lo so, signorina. Provi alla polizia di stato a River Point. Ma non può chiamarla lei. Non ho radio, signorina. E neanche un assistente. Quindi a che mi serve la radio? Chi vuole che chiami? Non c'è nessuno in ufficio quando io sono fuori. Cazzo, è già stata un'impresa avere questa cazzo di sirena per la macchina. Pensare che spendono milioni per i laser e i viaggi nello spazio. Se le cose vanno avanti così, questo paese diventerà nient'altro che una gigantesca terra sacra. Comunque, se vuole, posso darle un passaggio io. No, il mio furgone. L'ho vista da lontano, così mi sono fermata dietro la collina. Mi ha visto, eh? Ah. Buona fortuna. River Point è soltanto 22 miglia più avanti, signorina.
Uscite, bastardi! Forza, fatevi vedere in faccia! Volete la guerra? Avanti! Uscite fuori! Non temere. Sei salva ormai. Come sarebbe? Beh, siamo uscite dalla Terra Sacra. Ti ho salvata. Me? E i miei amici? Bene. Puoi farmi scendere. Vuole tornare indietro? Perché? È semplice. Ho voluto salvarti, ma ora devo tornare indietro. Ma lo sceriffo la sta cercando. No, no. Non sono uno dei loro, ma mi trattano bene. Sono cieco. Ma chi sono? Spacciatori. Coltivano marijuana. Vuoi togliere la maglietta, sì o no? O forse vuoi essere aiutata? Come con gli slip.
lo sai, tu hai un pessimo atteggiamento. Brutta troia! Che cazzo c'è là fuori? Sono loro! Resta solo un caricatore. Terrò in serbo due colpi. Uno per te e uno per me. APB, ripeto, APB, c'è un 602 in corso, allarme 6, ripeto, allarme 6. Coordinate 0515, ripeto, 0515. APB, ripeto, APB, c'è un 602 in corso, allarme 6, ripeto, allarme 6. Coordinate 0515, ripeto, 0515. APB, 602 in corso. Cosa significa? Se le sembra troppo schietto, signorina, ma credo che voi altri siate nella merda. Vede, la terra sacra è completamente fuori controllo. Quel posto pullula di coltivatori d'erba. Vede, noi non riusciamo a fermare quei criminali. Sono macchine per uccidere, con tanta esperienza alle spalle. Quei ragazzi sono dei bastardi. Hanno fatto di tutto, dalle esercitazioni nella giungla alla guerriglia urbana. Nessuno vuole più mettersi contro di loro, incluso l'esercito. Hai vinto di nuovo. Sono arrivati gli elicotteri. Allora stavolta quanto ti devo?
Salve, sceriffo. Come andiamo? Crede siano ancora vivi? Può scommetterci. Mi aveva detto che non veniva quassù. Ho cambiato idea, signorina. Lui è dalla loro parte, lo so. È una stronzata di quel vecchio cieco. Ascolti, c'è un pazzo lì dentro. Ha una ragazza con sé e sta sparando contro tutti. No! Quelli sono i miei amici, Kitty e Sarge! D'accordo, d'accordo, dammi quello. Sono l'ispettore Capo King della Polizia di Stato. Venite fuori con le mani in alto. Avete 10 secondi per venire fuori. Venite fuori subito, non vi faremo del male. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No. 33, 34, 35. Ehi, negro. Sì, dico a te. Vieni con noi. Ti indichiamo noi la strada. Mi stava troppo sui coglioni, quel Sarge. Un'altra bella partita. Ospiti 0, squadra di casa 12. Ehi, Flexi, andiamo. Ti offro da bere. Avete fatto un ottimo lavoro, ragazzi!